Londra, il comunista Gerhard Eisler, dopo l'interrogatorio alla corte di Bowsey, egli è stato arrestato a Southampton dalla polizia britannica. Come si sa, gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di Eisler, processato a New York per falso giuramento e fuggito approfittando della libertà provvisoria. I comunisti inglesi manifestano platonicamente il loro dissenso. Il Consiglio della Stampa Italiana inaugura la sede napoletana. Partecipano Facchinetti e Azzarita. Discorso del dottor Franciosi, tra gli intervenuti De Nicola. Ed è presente anche il ministro Gonella quando nel pomeriggio Facchinetti scopre il cippo dedicato ai giornalisti napoletani caduti nelle due guerre. San Nicolas. Abbranchi i leoni marini a cui un vecchio astuto elefante di mare fa da capo tribù. Fin da piccoli amano la mensa variata, pesce sì, ma anche uova. Loro fornitori involontari sono i cormorani. C'è però chi vigila contro questa specie di borsa nera a rovescio e provvede ad impedire il gratuito mercato. Gambe ragazzi, guardateli come salvano la pelle. È proprio vero che si tratta di preziosa pelle di foca.